Ciao, in questo video ti faccio vedere come suonare il brano Arrogante di Rama. Ho scelto questo video perché è molto semplice e può dare l'opportunità anche a ragazzi giovani di avvicinarsi, a questo strumento fantastico che è il basso elettrico. Gli accordi sono quattro: Do diesis, Fa diesis, Si naturale e Sol diesis. Il Do diesis andiamo a prenderlo al tasto 4 della corda di La. Quindi questa è la corda di La, 1, 2, 3, 4, e lo prendiamo con il dito anulare. Ricordo sempre dita martelletto e più vicino possibile al ferretto, al tasto. Poi cambiamo, andiamo sul Fa diesis, che è il tasto 2 della corda di Mi. Saliamo, quindi cioè scendiamo di corda, tasto 2, corda di La, quindi andiamo a prendere un Si naturale, e poi Fa diesis, Sol diesis, che è il tasto 4 della corda di Mi. Quindi noi per questo brano utilizzeremo il dito anulare, 2, 3, 4, indice, Fa diesis, 2, 3, 4, Si, 2, 3, 4, e Sol diesis, 2, 4. Proviamo a suonarlo sotto una base, così vediamo di contarlo. 1, 2, 3, 4. Nello step 2 iniziamo a mettere alcune note che ci sono nella trascrizione e semplifichiamo un pochettino il ritmo che vedremo poi nello step 3. Quindi sul Do diesis è un Do diesis minore, ma noi non andremo a suonare comunque il terzo grado su questo accordo, ma bensì ci suoniamo il suo quinto grado, che è Sol diesis, e il Si naturale, che è la settima minore. Il secondo accordo è un Fa diesis. Ti consiglio di andare con il dito 2 sul Fa diesis. Qua dovremo suonare la triade maggiore. La triade maggiore è costituita appunto Fa diesis, La diesis, Do diesis. Quindi dito 2, 1, 4. Sul terzo accordo, che è il Si maggiore, anche qua la diteggiatura è la stessa, devo solo scendere giù di una corda. Quindi suono Si, Re diesis, terza maggiore, e Fa diesis, quinta maggiore. Dopo ho un Sol diesis minore. Per non spostare la mano, posso arrivarci col mignolo. Ho scelto questa diteggiatura perché così la mano si muove il meno possibile. Ad esempio, se partissi anche già con il mignolo sul Do diesis, potrei proprio non spostarla la mano. Tenere, come mi piace dire sempre, un dito, un tasto, quindi questa diteggiatura. Do diesis, Fa diesis maggiore, Si maggiore, Sol diesis minore. E quindi in questo modo non sposto neanche la mano. Una diteggiatura alternativa, ad esempio sul Sol diesis, potrei prendere Sol diesis, il Si lo potrei prendere qua e il Re diesis in questa posizione. Però dovrei muovere già la mano e fare uno spostamento in più. Scegli tu come preferisci. 1, 2, 3, 4. Viene aggiunta una notina in più di passaggio, un sedicesimo. Quindi
quindi mantengo diteggiature e note dello step 2, ma ci aggiungo appunto questa notina ti, ti, tu, tu, ti. Quindi questo raddoppio della tonica dell'accordo. 1, 2, 3, 4. Bene, grazie per aver visto il video, fammi sapere nei commenti se ti è stato utile, iscriviti al canale se non sei già iscritto e spero di averti trasmesso un po' di voglia di suonare il basso elettrico. Ciao, alla prossima!